Esci la casa. Esci la casa. A te c'è di cappato. Nicola Cunzo, protagonista nonché regista del Silenzio di Lorenzo, un cortometraggio in questi giorni sarà proiettato al Festival di Villamare, quindi una grande occasione importante per far conoscere questa storia. Il motivo per il quale poi abbiamo girato questo film breve, come amiamo chiamarlo noi, perché effettivamente ha proprio tutte le caratteristiche di un film, è quello di far veicolare la storia di Lorenzo Rago, è una storia che anche in provincia o nella stessa Battipaglia pochi conoscono, e cioè che nel 1953 a Battipaglia c'è stato un sindaco che per una serie di motivi, e ci sono 3-4 piste, diciamo, è sparito nel nulla e non si sa che fine abbia fatto. Nessun processo, nessun colpevole, nessun cadavere. E quindi è questo l'intento per il quale, insomma, noi abbiamo girato appunto il corto. Tu sei un attore che ha girato tantissimi film importanti con tantissimi registi importanti, Michele Placido, Vincenzo Salemme, eppure ti sei prestato a questo progetto. Sì, mi sono prestato perché essendo un battipagliese, io sono originario di Battipaglia, quindi mi faceva particolarmente piacere poter incastonare a livello cinematografico questa storia e poterla rendere al pubblico. E poi se c'è una magia appunto, c'è qualcosa che ho imparato da questi grandi maestri, è che il cinema riesce in qualche modo a rendere eterno un messaggio. E quindi il Silenzio di Lorenzo l'abbiamo girato proprio per fare in modo che questo messaggio, il messaggio di questo uomo di Battipaglia, un uomo semplice che in qualche modo ha avuto una energia particolare per poter cambiare determinate cose, in qualche modo poi è stato fatto sparire, e questo era il motivo. Rispetto ai telespettatori, a coloro che hanno visto questo cortometraggio, che tipo di sensazioni siete riusciti a trasmettere? Loro che impatto hanno avuto? Beh, molto positive, soprattutto la cosa bella è che dopo la proiazione molto spesso applaudono, e questa è la cosa più bella per chi ci lavora dentro, non solo per me ma anche per i miei collaboratori, per chi lo ha ideato, Peppe Esposito che è un battipagliese, il direttore della fotografia Vincenzo Campitiello che pure è un battipagliese, chi l'ha scritto Gerardo Petrosino, Emanuela Garrafiello che sono dei battipagliesi, c'è una emozione perché si vede che è un lavoro fatto in maniera artigianale come possono essere tutti i cortometraggi. Ovviamente non abbiamo avuto delle major dietro che ci hanno supportato, ci sono state molte persone anche di Battipaglia, comparse, persone che ci hanno aiutato, che ci hanno sopportato e mi hanno sopportato come regista, però siamo riusciti ad emozionare realmente, e questa è la cosa più bella. Poi dopo la proiezione, oltre, come dicevo, agli applausi, ci sono delle persone molto molto emozionate che mi vengono a dire grazie perché io non conoscevo questa storia, e quindi sono contento. Difatti al Villamare Film Festival noi siamo fuori concorso, uno dei motivi per il quale io lo voglio fuori concorso, nel senso che non è stato girato per vincere delle cose, è stato girato affinché si conoscesse la storia di Lorenzo Rago. La quale storia di Lorenzo Rago? Nel cortometraggio, come si vedrà e come è possibile vedere, c'è un parallelismo con la storia di Angelo Vassallo. Anche lui, purtroppo, in provincia di Salerno, con una vicissitudine che noi tutti conosciamo, tragica, nessun processo, nessun colpevole. La storia si ripete dopo 60 anni, però con un cadavere. E quindi il motivo è una denuncia, noi l'abbiamo fatto per denunciare, in qualche modo anche insinuare, perché no? Però lo abbiamo fatto anche per lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti, un messaggio che possa essere quello di persone che hanno dato alla propria terra. Nicola Cunzo però è anche attore e nel futuro farà altre cose. Insomma, quali sono i tuoi progetti, qual è il tuo sogno nel cassetto, che cosa succederà nei prossimi anni? Beh, in uscita io ho una serie di film, io mi occupo anche, insomma, oltre a occuparmi di queste cose, diciamo, un po' di cronaca, sostanzialmente faccio le commedie con Vincenzo Salemme, sono a teatro, abbiamo fatto una bellissima tournée quest'anno, difatti uscirà E fuori nevica, che è il prossimo film di Vincenzo Salemme, che uscirà intorno al 20 di ottobre. Quindi tra pochissimo. Sì, tra pochissimo. Poi ho un cameo nel film di Siani, insieme a Benedetto Casilo,
una cosa molto simpatica, dovrebbe esserci il film di Natale, insomma un po' di progetti ci sono, ma spero di poter mettermi di nuovo al lavoro su un progetto, ho una idea per raccontare di nuovo la mia terra, perché una delle cose che mi piace di più, dopo essermi divertito con questi grandi insomma, personaggi della commedia, però mi piace molto poter mettere a servizio, a disposizione del territorio dei giovani, di chi verrà dopo di me, queste storie che in qualche modo purtroppo vengono un po' dimenticate.